1000 partite in Serie A. È un record per la squadra pugliese del capoluogo, giacché il Lecce ne ha totalizzate fino a domenica 363, superando così il Foggia, fermo a 358. La prima partita del Bari in Serie A è stata giocata il 20 settembre 1931 e vediamo una azione dell'attaccante del Genova, perché si giocò a Genova, Levratto, che era il cannoniere della nazionale, tant'è vero che lo chiamavano lo sfondareti, inseguito dal terzino centromediano del Bari, Alice. Il Bari perdette quella partita per 3 autoreti, fatto storico e record, per 3 autoreti, dicevamo, del terzino Vallerio. Mentre questa è la formazione, e la vediamo con l'accompagnatore che era l'avvocato Zallone, di tutta la rosa della squadra, che aveva come allenatore Weiss, un ebreo molto bravo che l'anno prima aveva vinto lo scudetto con l'Inter. Si giocava al campo degli sport, che fu ristrutturato proprio per la Serie A, e lo vediamo in una fotografia dell'epoca. Mentre il primo gol in Serie A porta la firma di Bodini. Bodini fu preso dal Bari, proprio dal Genova, e segnò il primo gol in Serie A del Bari contro il Bologna il 27 settembre 31. Vediamo Bodini che è con l'allenatore Weiss. Poi naturalmente sono venuti un sacco di primi piani e di prime donne, direi, del Bari, soprattutto Costantino, chiamato il Reuccio, che quando ritornò a Bari poi giocò in altri 3 anni in campionato di Serie A. Ma l'aspetto più importante di quel Bari degli anni ruggenti è stato il centravanti Cesarino Grossi, che vediamo nella fotografia, e con 2 azioni, una contro la Roma e l'altra contro il Bologna. Queste 2 foto sono abbastanza sintomatiche, perché subito dopo Cesarino Grossi fu chiamato alle armi, andò in Albania, dove morì per la patria, si può dire. Si giocava al campo, allo stadio della Vittoria, il nuovo stadio, in tutto per 945 partite giocate della Vittoria dal 1935 fino al 1990, per 500 vittorie interne del Bari, 272 pareggi e 145 sconfitte. Ma il Bari di tutti i tempi migliore di ogni campionato è stato quello del 1946-47, che vediamo in primo piano nella fotografia, che sono gli 11 che in pratica hanno ottenuto il record del piazzamento, 7° posto in Serie A, dopo essere stati per lungo tempo 4°. Altri personaggi di grande importanza per il Bari è stato anche Oronzo Pugliese, che vediamo nella fotografia con il commendatore albanese, la squadra di Materazzi, che ha ottenuto 6 vittorie fuori casa in Serie A nel 1994-95, Igor Protti, ecco, vediamo un primo piano di Igor Protti, che è stato il cannoniere del Bari in Serie A con 24 gol alla pari di Signori, e che è stato l'unico, direi così, attaccante di Serie A, capocannoniere della massima divisione, che è retrocesso con la squadra di Serie B. Infatti nel 1995-96 il Bari retrocesse. Ma il record maggiore è quello del presidente, il grande ufficiale Vincenzo Matarrese, il quale ha finora ottenuto la presenza di 12 volte del Bari in Serie A, quindi il 40% delle 30 presenze. Ma chi è stato più a lungo sulla panchina del Bari è Fascetti, con 4 campionati di seguito in Serie A. Auguri allora, vecchio Bari, e speriamo di fare ancora meglio per il prossimo venire.